10 persone sono state uccise, oltre 160 feriti in un'ondata di attentati che ha insanguinato questa mattina il paese. Ad essere colpite ben 7 città, tra cui Baghdad, uno degli attentati suicidi vicino all'aeroporto internazionale della capitale, dove un'autobomba è riuscita a superare il primo checkpoint ed è esplosa all'altezza del secondo vicino allo scalo aereo. E ancora sangue, quindi, alla vigilia delle prime elezioni, da quando le truppe americane hanno lasciato il paese. Una raffica di attentati che hanno visto autobombe, kamikaze, ordigni rudimentali che hanno appunto insanguinato varie zone dell'Iraq.